terremoto di magnitudo 6.8 con epicentro a 11 km a ovest dell'isola greca di Lefkada è stato nettamente avvertito questa mattina intorno alle 8.15 a Catania e provincia. Evacuata in via precauzionale la scuola Diaz, dove sarebbe in corso un sopralluogo della protezione civile a causa di alcune crepe su uno dei muri dell'edificio. Anche in altri istituti scolastici, studenti in strada e momenti concitati a Palazzo degli Elefanti, dove i dipendenti comunali si sono riversati in Piazza Duomo, attivate dal Centro di Protezione Civile del Comune tutte le procedure del caso. Al via questa mattina le verifiche tecniche sulla stabilità degli immobili di Via di Prima nel quartiere di San Merillo, dove ieri all'alba si è verificato il crollo di una palazzina disabitata. L'area è stata subito messa in sicurezza, mentre il sindaco ha emesso un'ordinanza per la chiusura al traffico, anche pedonale, delle vie Pistone, Reggio e delle Finanze e di un tratto della via Buda. L'ordinanza ha previsto inoltre lo sgombero degli immobili nella zona a rischio e la loro chiusura. Il comune ha chiesto inoltre alla prefettura l'apertura di un tavolo tecnico con la protezione civile regionale allo scopo di dichiarare per questo episodio lo stato di emergenza e calamità ricollegabile anche alle forti piogge di qualche settimana fa e allo scopo di individuare anche eventuali altre criticità. L'amministrazione ha intanto provveduto alla temporanea sistemazione di 8 immigrati senegalesi con regolare contratto di locazione allontanati dalle loro abitazioni nei pressi della zona del crollo, in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità degli immobili che saranno portate a termine nei prossimi giorni dall'ufficio pubblica incolumità. Stiamo predisponendo, ha detto l'assessore Bosco, tutti gli atti necessari per procedere nel più breve tempo possibile. Il nostro obiettivo è ovviamente mettere in sicurezza quest'area, dove sono parecchie le costruzioni fatiscenti e che potrebbero aver subito danni per le recenti piogge. In settembre, ha ricordato poi l'assessore Di Salvo, avevamo chiuso la via Caramba a poca distanza dal luogo del crollo, dal civico 2 al civico 20. La nostra decisione aveva suscitato qualche malumore, ma un crollo verificatosi qualche settimana fa aveva confermato come la nostra prudenza non fosse eccessiva. Recente crollo dell'immobile nel quartiere di San Merillo, senza che vi siano stati eventi catastrofici ma semplici piogge, dimostra, ove ormai ce ne fosse stato bisogno, come sia ormai improcrastinabile avviare una seria e serrata azione di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, da molti anni richiesto a gran voce dal nostro ordine e non solo. Sono le parole del presidente degli architetti di Catania, Giuseppe Scannella, alla notizia del cedimento della palazzina a San Merillo. La comunità degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori del nostro territorio, ha continuato il presidente, si è anche recentemente spesa per dare un fattivo contributo di idee per promuovere la riqualificazione di questo importante quartiere della città, capace anche di generare, se implementata, un importante volano economico per la filiera edile in grave sofferenza. Occorre agire subito promuovendo idonei e specifici strumenti relazionati alle specifici città del contesto, oltrepassando le difficoltà e le lentezze dovute ad una legislazione e regolamentazione ormai superata da tempi e dalle reali condizioni, per evitare che il prossimo futuro ci veda costretti a registrare altri danni e crolli, con il rischio, questa volta scongiurato, di danni alle persone. L'apertura della bretella sull'autostrada A19 Palermo-Catania fa tirare un sospiro di sollievo a tantissimi siciliani che quotidianamente attraversano la Sicilia da un capo all'altro e che hanno subito sulla propria pelle i danni dovuti al crollo del viadotto Himera. Ad affermarlo il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Beretta. L'apertura di questo bypass, ha sottolineato il parlamentare etneo, è una cosa concreta che dimostra come la buona politica non si faccia con le parole ma con i fatti. Non si fa con le iniziative a favore di telecamera, ma con serietà, come da programma preannunciato dal ministro Del Rio è stata infatti aperta in 3 mesi e come da promesse rappresenterà un'alternativa concreta in attesa della riapertura del ponte sulla A19. Continua l'attività delle fiamme gialle a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, in particolare attraverso il costante monitoraggio dei principali snodi autostradali.
L'11 novembre scorso, ma si è saputo solo questa mattina durante un normale controllo all'uscita della casella autostradale di San Gregorio, hanno proceduto i militari delle Fiamme Gialle a fermare una Peugeot 107 nera condotta da Giovanni Trecarichi, 51 anni, di Catania. I militari del nucleo di polizia tributaria, nello svolgimento degli accertamenti di prassi, hanno iniziato a notare la crescente insofferenza dell'uomo, che rivolgeva ai militari stessi pressanti richieste affinché accelerassero la conclusione dei riscontri per presunte esigenze lavorative. Ciò ha indotto i finanzieri ad approfondire il controllo e ad effettuare un'ispezione accurata all'interno dell'autovettura, dove è stato rinvenuto, ben occultato sotto la moquette del sedile posteriore, un involucro di carta stagnola contenente un sacchetto in cellophane con 145 grammi di cocaina. Le analisi effettuate sulla sostanza hanno consentito di accertare che si trattava di cocaina purissima, dalla quale sarebbero state ricavate almeno 530 dosi di stupefacente, che collocate sul mercato dello spaccio catanese avrebbe potuto fruttare circa 25.000 euro. Il 51enne incensurato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Era ricercato da circa un mese ed è stato rintracciato questa mattina in via Zia Lisa dall'equipaggio di una gazzella dei carabinieri, che ha provveduto a rendere esecutivo il provvedimento restrittivo scaturito da una condanna ad un anno e cinque mesi di reclusione comminata per i reati di evasione, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commesse a Catania nel dicembre del 2012. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno così arrestato il 26enne di Catania Salvatore Belfiore, destinatario di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L'arrestato è stato associato al carcere di Catania, Piazza Lanza. Due arresti nella notte da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante nel corso di servizi svolti nei quartieri a rischio del capoluogo etneo. In particolare nei pressi di Piazza Palestro i militari hanno intercettato e fermato Rosario Giordano, 48 anni, di Catania, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, mentre conduceva l'auto della moglie, una Nissan Micra, in palese violazione della misura preventiva a cui era sottoposto. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari. In via Anastasi invece un'altra pattuglia dell'arma ha fermato per un controllo un motociclo con a bordo un 51enne di Catania, Angelo Strano, risultato alla banca dati destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania a seguito della condanna a 6 anni e 3 mesi di reclusione comminatagli per furto aggravato e ricettazione. Perquisito sul posto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama lunga 18 cm. L'arma è stata sequestrata mentre l'arrestato, a cui è stato contestato il porto di armi e oggetti atti ad offendere, è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Sorpreso intorno alle 2 di questa notte a giocare in una sala bingo di via Comunità Europea a Mister Bianco, in violazione dell'obbligo di soggiorno. Questa notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno così arrestato in flagranza il 35enne di Catania Luigi Abascià, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L'arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato ai domiciliari. Nascono a Catania gli sportelli di aiuto in convenzione con l'Associazione I Diritti del Debitore. In città sono infatti in aumento i casi di indebitamento non colpevole o di sovraindebitamento. Il tutto accompagnato da una scarsa consapevolezza dell'esistenza di concrete possibilità di essere aiutati attraverso un percorso giuridico. La legge 3 del 2012 prevede infatti la possibilità di stilare accordi di ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti. La CGIL di Catania ha stilato così una convenzione con l'Associazione Diritti del Debitore, istituendo l'apertura di sportelli in alcune sedi delle Camere del Lavoro etnee. Il nuovo servizio è stato ufficializzato questa mattina. Oggi stiamo dando la notizia ufficiale della convenzione che abbiamo sottoscritto con l'Associazione Diritti del Debitore per offrire un aiuto ai nostri iscritti, ma anche alle tante famiglie che in questo momento si trovano in una situazione di indebitamento non volontario o cosiddetto sovraindebitamento. Con questa convenzione noi lavoreremo in stretto rapporto con l'associazione, che vanta tutta una serie di esperienze
esperti in queste materie e che ci aiuterà sulla base della legge 3 del 2012, proprio la legge sul sovraindebitamento, ci aiuterà a fare in modo che tutte queste famiglie indebitate possano avere una ristrutturazione del loro debito, quindi poter avere una condizione di vita più dignitosa rispetto a quella che li vede soffocati da una spirale di debiti che determinano la loro vita in condizioni tragiche. La stipula di questa convenzione, di questo rapporto privilegiato con la CGIL, stiamo provando a dare una risposta concreta alle famiglie in stato di sovraindebitamento e proviamo a farlo in maniera organica e a costi assolutamente ridotti, proprio per venire incontro alle persone in difficoltà. Funzionerà esattamente in questa maniera: le famiglie che si trovano in questo stato si rivolgeranno agli sportelli della CGIL, che farà una prima valutazione sull'ammissibilità della pratica. Raccoglierà a quel punto, quando la pratica sarà ammissibile rispetto ai criteri stabiliti dalla legge e dal Tribunale di Catania, raccoglierà i documenti e li passerà all'associazione. L'associazione predisporrà una domandina allegando la documentazione, preparando una relazione. Questa domandina, per il tramite dell'avvocato, anche quello convenzionato con CGIL, quindi anche quello a costi ridottissimi, andrà al Tribunale di Catania per l'avvio della richiesta dell'intervento da parte dello Stato e della magistratura. Raccontare com'era all'origine l'Anfiteatro Romano di Catania. Questo l'obiettivo del docuvideo presentato questa mattina a Palazzo degli Elefanti, una ricostruzione virtuale in 3D di uno dei luoghi simbolo della storia del capoluogo etneo, che rientra nell'ambito delle attività del progetto PON Smart City DICET. Il video è stato realizzato dal laboratorio ITLAB dell'IBAM, coordinato da Francesco Gabellone. L'anfiteatro per Catania è uno dei monumenti più importanti. Grazie alla promozione di questo documento realizzato dal CNR e dal Lab Living, attraverso anche attività di ricerche e di applicazione tecnologiche, possiamo scoprire l'importanza dell'anfiteatro, ma possiamo scoprire quello che oggi non si riesce a percepire, quella che è l'estensione di questo anfiteatro importante, che divideva la città di Catania tra la parte a nord e poi il centro urbano. È uno degli anfiteatri più grandi d'Italia, è il terzo in Italia dopo quello di Roma, quindi è un monumento di importanza culturale e artistica piuttosto predominante nel valore della cultura del nostro territorio. E questa iniziativa, così come le altre iniziative con il CNR, hanno anche lo scopo di poter promuovere i nostri beni culturali attraverso questi documentari e far risaltare l'importanza di questi beni. Sì, oggi noi abbiamo presentato un documento che vuole dare la contezza di quello che doveva essere questo anfiteatro in età romana. È realizzato con una base scientifica davvero importante, che rappresenta il core del prodotto e che però lancia il messaggio di quello che il monumento doveva essere, di come doveva essere percepito già in antico. Quindi ha un valore educativo, secondo me, molto importante, e da parte nostra significa anche divulgare in una maniera, come dire, più socialmente accettabile, più socialmente percepibile, l'attività di ricerca specialistica condotta dai nostri ricercatori. Mentre in altri monumenti della stessa tipologia, in altre città, c'è stata una continuità nel tempo, il monumento nostro è stato praticamente spoliato nel corso dei secoli e quindi molti dei materiali sono andati a finire e riutilizzati, che ne so, alcuni anche per la costruzione della cattedrale. Oggi però noi rimettiamo insieme questi disecta membra del monumento stesso e, attraverso uno studio filologico delle varie parti, siamo riusciti a dare l'idea di quello che doveva realmente essere l'antico. Quello che voglio precisare è che la ricostruzione è realizzata davvero su base scientifica, cioè non è una ricostruzione fondata su un'ipotetica
approccio, come dire, disneyano alla materia, ma è dato da, lo dicevo nella conferenza stampa poc'anzi, dal fatto che noi abbiamo montato e rismontato, come si fa nelle costruzioni con i Lego, montato e rismontato questo monumento un po' come farebbe un ingegnere o un architetto oggi quando va a costruire un palazzo o una struttura per spettacoli moderna, appunto.